Crescono i contagi in Calabria in un giorno, 402 nuovi positivi e 3 decessi. Deceduto a causa del Covid, un medico di famiglia a Reggio Calabria, intanto Cassano allo Ionio diventa zona rossa dopo il focolaio in una casa di riposo, 23 anziani su 33 positivi al Covid. Il vaccino Moderna arriverà in Calabria la prossima settimana, 700 le dosi destinate all'ASP di Cosenza che saranno conservate nella farmacia dell'ospedale di Castrovillari. Calabria a rischio default, il monito della CISL che chiede alla politica azioni di rilancio in una regione fortemente penalizzata dalla pandemia. Critiche bipartisan dopo le dure parole di Corrado Augias che ha definito la Calabria irrecuperabile. Il presidente facente funzioni Spirlì chieda scusa. Finisce a reti inviolate il match casalingo del Cosenza contro il Pordenone. Pareggio in trasferta anche per la Regina. 1-1 il risultato contro il Frosinone. Buonasera dalla redazione del TG Ten. In apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della regione. Contagi in aumento, in un giorno 402 nuovi positivi e 3 decessi. Sono 402 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 2.924 tamponi effettuati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 183, Catanzaro 57, Crotone 11, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 118. Sono 275 i pazienti ricoverati in reparto, mentre 24 i degenti in terapia intensiva. Oggi si registrano 3 decessi che portano a 561 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il virus purtroppo continua a mietere vittime. Deceduto proprio a causa del Covid un medico di famiglia a Reggio Calabria. Intanto a Cassano allo Ionio scoppia un focolaio all'interno di una RSA. Il sindaco Papasso in serata ha firmato l'ordinanza con cui dichiara il territorio di Cassano allo Ionio zona rossa fino al prossimo 15 febbraio. Si chiamava Bartolo Tarsia e aveva 69 anni. Il medico di famiglia di Reggio Calabria colpito dal Covid, deceduto dopo una lunga lotta contro il virus. Tarsia è il primo medico vittima del Covid nella provincia regina. Risultato positivo al tampone a fine dicembre, dal 7 gennaio scorso era ricoverato in pneumologia per complicazioni respiratorie. Le sue condizioni in pochi giorni si sono aggravate, tanto da essere trasferito in terapia intensiva, dove è deceduto. Intanto a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, scoppia un focolaio in un istituto per anziani. 23 ospiti su 33 di Casa Serena sono risultati positivi al tampone rapido. Solo giovedì scorso 30 anziani e 21 operatori sanitari erano stati vaccinati. Aumentano dunque i contagi su tutto il territorio di Cassano, situazione che preoccupa il sindaco Papasso, che dopo una riunione urgente del COC ha firmato l'ordinanza con cui dichiara il territorio di Cassano zona rossa fino al 15 febbraio. Il punto sui vaccini, la somministrazione procede a rilento anche se dalla prossima settimana in Calabria arriveranno le prime dosi del vaccino Moderna, ma intanto preoccupano anche i numeri del contagio. Una fase di stallo per i vaccini in Calabria, lo confermano le fonti sanitarie e garantiti al momento i richiami, una situazione affrontata in diverse riunioni in palazzi della sanità e da cui trapela la notizia che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo. La prossima settimana arriverà nella nostra regione il vaccino Moderna. Per l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza previste 700 dosi che saranno conservate nella farmacia dell'ospedale di Castrovillari, dove è tutto già pronto. Dovrebbero inoltre arrivare le nuove forniture della Pfizer e dunque procedere secondo il piano stabilito per le vaccinazioni. Nel report redatto dal Ministero della Salute la Calabria resta però ultima con il 42,3% delle somministrazioni. Ad oggi delle 48.640 dosi assegnate ne sarebbero state distribuite meno della metà, ossia 20.553. Fin qui i dati ufficiali che non coinciderebbero con quelli comunicati al Ministero dalle
le singole ASP calabresi. Il problema sarebbe di comunicazione dei numeri, tanto che nei giorni scorsi si è proceduto a cambiare la piattaforma di gestione dei dati. Sul fronte dei contagi preoccupa l'impennata di positivi nelle ultime ore. Situazione allarmante nella Sibaritide. A Castrovillari la positività di una collaboratrice scolastica ha reso necessaria la chiusura della scuola e il sindaco Lopolito ne ha disposto la sanificazione. Focolaio e screening per ospiti e dipendenti di una RSA di Montauro nel Catanzarese. Oggi si registrano infine altre due vittime, un 83enne a Cassano Ionio e un uomo di 70 anni a Castrovillari che si è spento all'Annunziata di Cosenza, dove era ricoverato da alcune settimane. A proposito di vaccini, dopo i ritardi della Pfizer, anche quelli di AstraZeneca, il governo è costretto a rivedere così il piano vaccini. A proposito dei ritardi della Pfizer, lunedì l'Avvocatura dello Stato avrà terminato gli approfondimenti giuridici e l'Italia procederà contro la Pfizer su tre canali. Una diffida per inadempimento da presentare in Italia, un esposto ai PM per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle regioni al foro di Bruxelles per inadempimento. Lo abbiamo prima sentito, preoccupa il focolaio all'interno di una RSA di Montauro nel Catanzarese dove sono stati registrati 18 contagi, ma il sindaco ai nostri microfoni rassicura e dice situazione sotto controllo. Sono qui per tranquillizzare la popolazione di Montauro per quanto riguarda il focolaio che si è sviluppato a Villa Maiolina, nella casa protetta. 11 pazienti su 13 sono risultati positivi e 7 persone del personale sanitario, di cui solo una però è residente a Montauro. Abbiamo provveduto a tracciare i suoi contatti e oggi effettueranno un tampone antigenico per sicurezza. Così come tutti i richiedenti, tutta la popolazione, oggi potrà venire ad effettuare un tampone gratuito proprio per tranquillizzarsi, insomma, sull'entità di questo focolaio. I pazienti della struttura stanno bene, hanno avuto solo qualche decimo di febbre, il personale è stato sostituito con personale che è esperto nell'emergenza Covid e siamo fiduciosi che le cose andranno nel verso giusto. Pomeriggio sarà effettuato questo screening e subito verranno comunicati i dati, sperando che le cose vadano bene. 40 posti per pazienti Covid saranno disponibili a Villa Bianca, la struttura sanitaria del Catanzarese, in cui i lavori di adeguamento sono in fase avanzata e dove il presidente facente funzione della regione, Nino Spirlì, ha effettuato un sopralluogo. Villa Bianca sarà pronta ad accogliere con i primi 40 posti letto i pazienti affetti dal virus, lo ha annunciato il presidente facente funzione Nino Spirlì dopo il sopralluogo a Villa Bianca Catanzaro, i cui lavori edili sono conclusi. L'obiettivo del progetto è quello di trasformare il plesso sanitario in un centro dedicato ad accogliere ricoveri ordinari, quelli che non richiedono la terapia intensiva dei pazienti Covid. Il provvedimento prevede un incremento pari a 234 posti letto Covid più altri 10 di terapia intensiva. C'è un ospedale che può essere utilizzato, c'è un'urgenza nell'emergenza che è quella di recuperare posti Covid di ricovero ordinario, insomma, per intenderci, non in terapia intensiva. C'è questa disponibilità da parte di tutti, per cui siamo arrivati finalmente ad una, oserei dire, all'inizio della fase conclusiva. Ritengo ormai si tratti di pochi giorni, i primi più o meno 40 posti saranno approntati e mi auguro che poi si possa continuare a portare il numero a quei famosi 100 di cui abbiamo parlato subito all'inizio di questo progetto. Spirlì è stato accompagnato dal capostruttura della Protezione Civile Antonio Nisticò, ha incontrato il rettore dell'Università Magna Grecia Giovan Battista De Sarro, oltre al commissario e al direttore generale dell'azienda ospedaliera Mater Domini, Giuseppe Giuliano e Giuseppe Panella. L'università è a fianco alla regione per affrontare un problema che interessa tutti noi cittadini di questa regione, e naturalmente avere l'università a fianco vuol dire avere quelle competenze che, associate alle competenze territoriali, possono aiutarci a risolvere il problema del Covid. Siamo partiti appunto dal ripristino degli impianti di erogazione dell'ossigeno, che è necessario per i pazienti Covid, nonché per garantire anche delle condizioni climatiche adeguate senza l'uso
di sistemi a ventilazione, abbiamo ripristinato il locale caldaie e si va ormai al completamento di queste attività. Questa grande parte di Calabria non poteva rimanere scoperta nell'offerta dei posti di ricovero per eventuali contagi. Sperando che non serva, ma noi non possiamo aspettare di ricevere l'onda per poi dire ci siamo bagnati o siamo morti affogati. La situazione dei contagi a Locri, dove lunedì riapriranno le scuole. Riprenderanno lunedì in presenza le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado, nonché degli asili nido pubblici e privati di Locri. Il calo dei contagi registrato nelle ultime 48 ore ha spinto l'amministrazione comunale a riaprire gli istituti. La curva epidemiologica fotografa l'attuale situazione, 60 casi attivi in città che si aggiungono ai 20 accertati nella RSA Villa Serena. Naturalmente l'amministrazione comunale ha dovuto aspettare la certificazione del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, Pier Domenico Mammì, prima di dare il via libera. Tuttavia la preoccupazione resta alta, infatti dal Palazzo Comunale parte un appello a rispettare ancora le norme e ad adottare comportamenti responsabili. Insomma, la paura rimane, l'allarme resta alto. Calabria a rischio default, il monito della CISL che chiede alla politica azioni di rilancio in una regione fortemente penalizzata dalla pandemia. Presa di posizione del sindacato CISL sulla tenuta sociale della nostra regione, la politica si ostina a non usare il MES e il rischio per la Calabria è di un default anche dal punto di vista della coesione sociale già messa a dura prova dalla pandemia. Noi che per certi versi siamo gli avamposti dell'ascolto sul territorio, registriamo in questa fase un grave rischio di tenuta sociale in Calabria. Ogni giorno incontriamo persone disperate, costrette a fare i conti con i problemi della disoccupazione, del lavoro precario, del lavoro nero, di pensioni pagate al minimo, di disagio più in generale, e chiede un forte e incisivo segnale di cambiamento. Chiede soprattutto maggiore attenzione verso la crescita e lo sviluppo della nostra terra, segnale che purtroppo manca nell'attuale redazione del Piano Nazionale del Recovery Fund. Il nostro Paese ha un debito verso il sud della Calabria, generato tra l'altro dal mancato rispetto della clausola del 34%, dagli investimenti dello Stato che non sono stati impegnati nel Mezzogiorno. È impensabile che dopo 40 anni siamo ancora costretti a parlare del completamento di infrastrutture viarie di fondamentale importanza. Penso alla strada statale 106 che continua ancora a mietere vittime purtroppo. Penso al completamento della 3, la nostra autostrada, che è rimasta incompleta proprio nei tratti più pericolosi, al collegamento dell'alta velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria, al completamento dei lavori sulla ferrovia ionica per collegamenti veloci su quell'area, così come è incredibile che di fronte al disastro del sistema sanitario regionale ci si ostina a non utilizzare i soldi del MES disponibile per ricostruire una sanità disastrata proprio in una regione come la Calabria. Lanciamo pertanto un accorato appello alla deputazione parlamentare calabrese, alla politica regionale tutta, affinché si batti e ci si confronta seriamente sull'impiego delle risorse che costituiscono un'imperdibile occasione di crescita per la nostra terra. Non dimentichiamolo, risorse che prendiamo a prestito dalle future generazioni, dai nostri figli e nipoti, cioè proprio da quei giovani che sono costretti a lasciare la nostra terra per mancanza di lavoro. E allora ci vuole un grande senso di responsabilità e ci vuole un grande patto sociale tra quella parte sana della società. Lavoriamo tutti insieme per il futuro della nostra terra. Critiche bipartisan dopo le dure parole di Corrado Augias che ha definito la Calabria irrecuperabile. La Calabria è purtroppo una terra perduta e anche questa inchiesta e il maxi processo in corso di cui i media non hanno parlato a sufficienza lo dimostra. È una frase tremenda, una terra perduta, ecco. Sì, è perduta, guardi, è la mia opinione personale, dunque vale poco. Vale quello che vale, ma è un sentimento più che altro, non è un'affermazione né politica né fondata, è un sentimento. Io ho il sentimento che la Calabria
sia al momento irrecuperabile. Sono forti e offensive le frasi sulla nostra terra pronunciate da Corrado Augias, ospite della trasmissione in onda ieri su Rai 3, Quante storie. Un giudizio piuttosto discutibile sulla Calabria e sui calabresi, che a suo parere evidentemente non sono capaci di opporsi alla mala politica e al malaffare. Il giornalista è chiamato a dare un parere sulla vicenda di cronaca relativa all'operazione Basso Profilo e i rapporti fra 'Ndrangheta e politica calabrese, traccia un'immagine poco veritiera, sfoderando i soliti stereotipi e luoghi comuni. Tant'è che le sue dichiarazioni hanno scatenato, come giusto che sia, polemiche anche negli ambienti politici. C'è la reazione della deputata di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, che definisce razziste le parole dello scrittore. Essere di sinistra, dice la Ferro, non equivale ad avere la licenza di esprimere qualunque genere di offesa razzista su un popolo onesto, laborioso e dignitoso come quello calabrese. Prima di parlare a Vanvera della Calabria, venite un po' a viverci. Questo quanto scrive sui social anche l'onorevole Franco Laratta del Partito Democratico. E poi sulla dichiarazione di Augias interviene anche il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, che dice: chieda scusa alla Calabria, facendo intendere che forse non fosse lucido. Scrive ancora: nemmeno Corrado Augias sfugge all'atroce destino di chi subisce gli assalti di un'età che galoppa e di una mente che arranca. Offendere la Calabria e tutti i calabresi, conclude poi Spirlì, significa non essere tanto lucidi da poter constatare quanto questa terra sia uguale nei comportamenti e nei sentimenti al resto del creato. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Finisce a reti inviolate il match casalingo del Cosenza contro il Pordenone. Pareggio in trasferta anche per la Regina, 1-1 il risultato contro il Frosinone. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria casalinga per il Cosenza, che nell'ultima sfida del girone d'andata contro il Pordenone conquista il sesto pareggio stagionale al Marulla e sale a 17 punti in classifica. La squadra di Tesser parte subito forte e nei primi 45 minuti cerca in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Dopo un gol annullato per sospetta posizione di fuorigioco, il rigore di Dio, che colpisce in pieno il palo. Poi a chiudere la prima parte di gara questo fallo di Corsi quasi allo scadere, che gli costa il rosso diretto e costringe i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica. Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, la squadra di Occhiuzzi prova a pungere. Al 12° miracolo di Perisan sul colpo di testa ravvicinato di Bittante, botta e risposta del Pordenone, che ha un'occasione ghiotta, ma sul filtrante di Zammarini non arriva nessun attaccante ospite. Poi sul destro potente di Baez, Perisan blocca in due tempi e sul diagonale di Carretta devia in angolo. È un super falcone a salvare porta e risultato. Al 37° ci mette una pezza sul destro al volo di Butic e al 42° un altro grande intervento del numero 1 rosso-blu su un colpo di testa angolato. A tempo scaduto gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Berra, che commette fallo in scivolata su Baez. La sfida termina a reti inviolate e al giro di boa serve macinare i punti per conquistare la tanto agoniata salvezza. Finisce in parità anche la sfida del Benito Stirpe di Frosinone. Un gol per tempo, la Regina apre le marcature con la rete di Folo Ruscio, poi è Tabanelli sul rigore a ristabilire la parità. A fine partita mister Baroni dice: speriamo arrivi qualcuno che ci dia una mano dal mercato, adesso c'è una settimana delicata, l'ultima del mercato invernale, vediamo cosa accade, sono fiducioso. Intanto c'è l'ufficialità, Marcello Trotta è il nuovo attaccante del Cosenza. A pochi minuti dall'inizio della sfida con il Pordenone al San Vito Marulla arriva l'ufficialità da parte del Cosenza sull'acquisto del calciatore Marcello Trotta, proveniente dal Football Club Famalisao. Eccolo mentre in uno scatto mostra fiero la maglia dei lupi, un'avventura fugace in Portogallo durata qualche mese. Ora vestirà la casacca rosso-blu fino al prossimo 30 giugno 2021, l'attaccante classe 92, nato nel Casertano. Per lui è un ritorno in Calabria, visto che in passato ha avuto un'esperienza a Crotone nella massima serie, un giocatore che sin da giovane ha avuto esperienze importanti e nel 2018 il suo cartellino viene acquisito dal Frosinone. Al suo attivo anche 3 gol messi a segno nel corso delle 9 partite disputate con la nazionale Under 21. E nel girone di ritorno darà una mano alla compagine di mister Occhiuzzi per mantenere a tutti i costi la categoria, indossando la casacca rosso-blu numero 29.
le ultime dal calciomercato. Era uno degli obiettivi di mercato del direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, ma le quotazioni di Sprocati scendono in casa Crotone. Da quanto ci risulta, crescono invece le quotazioni di una permanenza a Parma dell'esterno, attendendo buone nuove per quanto concerne Bonazzoli. Vi abbiamo raccontato del sempre più probabile rinnovo di contratto di Alex Cordaz, mentre è stato il giorno dell'arrivo a Cosenza di Marcello Trotta. Ve l'abbiamo raccontato in tutte queste giornate di calciomercato. Ora tutto confermato, Marcello Trotta andrà a rafforzare l'attacco di Roberto Chiuzzi. Lunedì dovrebbe invece essere il giorno di Alberto Gervo, un'altra pedina funzionale sempre per le idee di Roberto Chiuzzi, attendendo la decisione definitiva di Romulo sempre per il centrocampo. Per quanto riguarda invece la regina, si attende anche in questo caso la decisione definitiva di Pietro Iemmello, anche se il nodo è la quota del prestito da pagare da parte del club spagnolo della Las Palmas al Benevento, per cui tutto bloccato almeno per oggi e fino a lunedì. E la regina che ha ufficializzato anche l'arrivo di Delle Mura, attendendo un nome caldo per l'attacco che potrebbe chiamarsi Andrei Galabinov, un nuovo tentativo alla ricerca quindi di un centravanti di qualità da regalare a Marco Baroni. In casa Catanzaro invece, spostando l'attenzione sempre sul capitolo attaccante, non c'è fretta per la formazione di mister Calabro, mentre un retroscena: il Catanzaro non è mai stato concretamente su Mastalli, centrocampista della Juve Stabia, che si avvicina invece al Catania del neo presidente Giota Copina. La rubrica dedicata ai libri a cura di Rosalba Baldino. È la settimana dell'insediamento di Biden, l'America volta pagina, ma sono anche i giorni in cui il più grande scrittore americano di bestseller, Stephen King, sceglie una piccolissima casa editrice di Napoli per pubblicare il suo ultimo romanzo. Sembra una fiaba, un miracolo, eppure succede nella realtà. Lo stretto legame tra l'Italia e l'America al centro del libro che vi presentiamo oggi si chiama Destinazione Chicago, una storia di emigrazione, scritto da Giuseppe De Bartolo, edito da Rubbettino. Bookmania vi lascia con l'autore. Attraverso i miei ricordi ho ricostruito in questo libro la storia della mia famiglia e quella mia personale, dagli anni 40 del secolo scorso fino alla fine degli anni 60. Storia che è stata segnata, come migliaia di altre famiglie calabresi, dal fenomeno dell'emigrazione. Nel libro è possibile individuare due momenti. Nel primo vengono descritti gli anni dell'infanzia vissuti nel centro storico di Reggio. Nella seconda parte viene descritta l'emigrazione, la vicenda emigratoria della mia famiglia e quella mia personale, da laureato negli Stati Uniti, un emigrato atipico sulle rive del Michigan, come ha scritto nella recensione al volume il professor Cavalcanti. Ricordo l'eco della guerra del Vietnam, le tensioni razziali di quegli anni, il 1967 e il 1968, la morte di Luther King e quella di Robert Kennedy apprese alla TV, quindi il mio ritorno, motivato dalle difficoltà di vivere in una società multietnica percorsa da frequenti tensioni razziali, con una struttura del mercato del lavoro fluida e instabile, dove era necessario sopperire alla bassissima qualità del welfare state con il ricorso ai fondi pensione e alle costose assicurazioni private. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nel corso del fine settimana la nostra regione sarà interessata dal transito di due perturbazioni pilotate da una vasta area di bassa pressione posizionata sul nord Europa, che causeranno un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. L'imminente fase di maltempo colpirà in modo particolare i versanti tirrenici ed interni della Calabria, dove i fenomeni potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Il rinforzo dei venti causerà anche un aumento del moto ondoso, con mari che risulteranno agitati o molto mossi.
Domani al mattino cielo generalmente nuvoloso con piogge sparse sui versanti tirrenici ed interni della Calabria settentrionale, altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio recrudescenza dei fenomeni su Cosentino tirrenico ed interno, le piogge localmente potrebbero risultare anche di forte intensità in estensione sul resto dei versanti tirrenici ed interni. Nevicate sui rilievi, inizialmente a quote elevate, in calo dal pomeriggio sera fino a quote intorno a 1200-1300 metri su Pollino e Sila, a quote leggermente superiori su Aspromonte. Sui litorali ionici cielo irregolarmente nuvoloso con piogge sparse su Alta Calabria, Catanzarese e Regino. Domani molto mosso agitato il Mar Tirreno con venti moderati a tratti forti dai quadranti occidentali, molto mosso il Mar Ionio con venti moderati dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.